Bene, bene, buonasera a tutti quanti, benvenuti alla prima festa del colore, dei colori, dei... Mannaggia, mannaggia, quando uno passa davanti a una cassa, sono cose che possono succedere. Ah, era un po' di tempo che non mi facevo una passerella, speriamo che regga a un peso di 120 kg. Ringrazio tutti i miei paesani che dopo anni che non mi vedevano mi hanno detto: oh Vici, sei ingrassato, e io sono dovuto venire a Palermo per capire che ero ingrassato. Grazie di cuore. Bene, come vedete sullo schermo ci sono due marchi, uno è dell'associazione Vola Volontari La Metina e l'altro invece l'associazione La Rosa dei Venti di Falerna. Ok, la sigla c'è stata. Mister Clown. Beh, ogni tanto, invece di vedere sempre le donnine con il sedere di fuori, consentitemelo sempre, abbiamo deciso di fare un qualcosa di originale e anche di divertente, anche perché con tutti i problemi che ci sono sempre oggi nella nostra società, passare un'oretta insieme in maniera frizzante, svagata, senza pensare ai problemi quotidiani è la cosa più bella. Mister Clown. Poi alla fine vi presenteremo colei che ha vinto la prima serata ad Acqua Fredda sopra la Mezza Terme. Andiamo avanti con le slide. Ecco qui. L'associazione Vola. Vola. Noi abbiamo voluto realizzare questo marchio anche perché in qualche modo richiama con la canzone della Cuccarini. Vola non è altro che Volontari Lametini. Noi nasciamo nel marzo del 2013, ma poi vedremo un filmato che racconterà la nostra storia. Clown Therapy Lamezia Terme. Sì, nel marzo di quest'anno abbiamo fondato la clown terapia alla Mezza Terme, poi vi illustreremo alcuni progetti veramente molto molto belli che faremo insieme a tutti quanti voi. Bene, intanto vi presento l'associazione che ha realizzato la manifestazione. Noi non abbiamo fatto altro che dare un contributo, la Rosa dei Venti, che nasce il 30 giugno 2014, quindi se facciamo un po' di conticini, oh, ma un applauso, non facciamo i campanilismi, su 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 su. Bene, componenti del direttivo abbiamo Vincenzo Pati il presidente, Paolo Panai il vicepresidente. Ecco, Paolo Panai è anche un volontario Vola, quindi gli facciamo un doppio applauso, perché caro Vincenzo Pati, prima di essere fondatore con te della Rosa dei Venti, è un volontario con noi dell'associazione Vola. Prendine atto. Poi Kate Cario, che è la segretaria dell'associazione Rosa dei Venti, Riccardo Percimontani, poi Maria Martina Mendicino, Alessandro Iello, e direi di mettere, se avete la base, di Noi Ragazzi di Oggi, che è il loro pezzo che li porterà negli anni avanti e nel tempo. Possiamo mettergliela? Vincenzo, Noi Ragazzi di Oggi, riusciamo a mettergliela? Vincenzo, cosa mi combini? Beh, allora gliela cantiamo noi, dai. Noi, no, siete stonate come delle campane, però sono sicuro che il presidente di giuria Pasquale Roberto, il nostro grande grande amico, facciamogli un applauso, presidente della Fondazione Calabria Etica, che ci dà l'onore, veramente il grande onore, di essere qui questa sera, anche perché insieme vi spiegheremo un progetto che stiamo portando avanti con l'associazione Vola. Beh, sigla. Cosa
scuola, volontari lametini, ha come scopo quello di supportare moralmente e psicologicamente gli ammalati ospedalizzati, sia nella struttura pubblica del Giovanni Paolo II che in quelle sociosanitarie presenti sul territorio comunale. Una costola della vecchia AVO, nel senso che tra i fondatori di Vola ci sono numerosi ex avolini, dalla presidente Maria Grazia Aiello al segretario Vincenzo Nicastri, già presidente dell'AVO fino a pochi mesi fa, dopo esserne stato per circa un biennio vicepresidente. E ancora, solo per citarne qualcun altro, i neo vicepresidenti Vola, Rossella Davoli e Gina Cortese, rispettivamente responsabili delle attività all'interno dell'ospedale e delle case di cura. Money!
travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. L'associazione Vola, Volontari Lametini, organizza giorno 31 marzo alle ore 17 presso il reparto di medicina dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme il terzo corso di formazione per diventare volontari. Ai giovani iscritti dai 16 anni in su, l'associazione Vola offre i crediti formativi ad uso scolastico. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.volontarilametini.org. Sondaggio. Chi è che di voi non è mai stato all'ospedale? Alza la mano. Tutti siete stati all'ospedale? Ma fino ad oggi l'avevate mai visto dei clown in ospedale? Non pagliacci, clown. Oh, quanti di voi vorranno andare nelle prossime settimane in ospedale? Alzate le mani. C'è una signora. Glielo vogliamo dare un cappellino alla signora che è stata l'unica tra il pubblico a dire sì, voglio andarmi a fare una vacanza in ospedale. E se venite a Lamezia vi preparo un servizio con i nostri clown che è un qualcosa di al bacio. Bene, andiamo avanti con le slide perché arriviamo a una parte molto molto importante. Ecco,
ogni associazione che si rispetta, la signora, quella signora con i capelli grigi lì sopra, gli consegniamo il cappellino. Ogni associazione che si rispetta ha dei propri responsabili che sono messi lì con dei ruoli particolari. Noi abbiamo la nostra responsabile della Clown Therapy alla Lamezia Terme, che è Nadia Ciliberti. Ti vuoi far vedere per favore? Questa sera concorrerà con il numero 7. Lei si chiama in arte Purpetta, facciamogli un applauso, perché la gestione di risorse umane non è mai assolutamente semplice e quindi c'è bisogno di un responsabile in ogni settore. Eccola qui, guardatela, in tenuta, come si dice, da spiaggia. Dov'eri? A San Nicola Arcella? Vedi che ti abbiamo fatto anche questa sorpresa? Ecco, io vi voglio far vedere 2 minuti del filmato di Patch Adams, però ecco, vi chiederei veramente, visto l'importanza, allora senti disgrazia di maledetti, su, un attimino vi chiedo il massimo silenzio e guardare prevalentemente quelle che sono le immagini molto molto significative. Clap along.
1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, vai! 1, 2, 3, e poi? Vai! 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 1, 2, 3, vai! 4, 5! E poi tu dici a me, vai, ok? Come? Come? Vai! Come devi dire? Uno! Due! Uno! Uno! Due! Tre! Vai! Wow! La presenza del dottor Pasqualino Ruberto ha un senso qui questa sera. Non è facile trovare politici, persone, uomini che decidono di affrontare un cammino con un'associazione di volontariato. Abbiamo stipulato un paio di mesi fa circa il protocollo d'intesa tra l'associazione Vola Volontari Lamitini e la Fondazione Calabria Etica. Perché questo protocollo? Noi abbiamo un progetto che immediatamente il nostro Pasqualino Ruberto ha accolto a braccia aperte. Facciamogli un applauso perché è un progetto molto molto bello. In cosa consiste? Ma avete visto con che disinvoltura, con che disinvoltura Patch Adams si avvicinava ai bambini? Ora, non tutti nascono clown, vi prego per favore, non tutti nascono clown, e c'è bisogno sempre di una formazione continua. Chi ha smesso di imparare ha smesso di vivere nella vita, bisogna sempre imparare un qualcosa di nuovo. E con questa scuola clown a 20 ragazzi sarà data l'opportunità di iniziare questo percorso con l'associazione Vola ed essere formati da un clown di professione. Poi faremo una conferenza stampa, presenteremo nei mesi in seguito questo meraviglioso progetto. Colgo l'occasione di ringraziare un amico che ha curato le immagini per l'associazione Vola Volontari Lamitini. Si chiama Arcangelo Fazio, è uno dei rinomati e più bravi veramente fotografi sulla piazza calabrese, e lui gratuitamente ha messo a disposizione il suo tempo e metterà ancora a disposizione le sue ore per realizzare immagini del genere. Ora, la foto si vede un pochettino sfocata, ecco, però ecco, vi chiedo un attimo di attenzione. Perché si è deciso di portare questo progetto Nasi Rossi a domicilio? Quindi noi faremo la scuola clown, poi partiremo con questo progetto. Era il 2009, agli inizi di dicembre ricevette una telefonata da un assessore del comune di Lamezia che mi chiedeva se potevo festeggiare l'ultimo Natale a un bimbo di 5 anni, perché colpito da tumore, con molta probabilità non sarebbe arrivato al Natale. L'8 di dicembre il sottoscritto, vestito da Babbo Natale insieme a altri volontari che sono qui con me questa sera, quindi questo progetto già l'abbiamo in testa da tanto tempo, siamo stati lì dal piccolo Antonio, che ahimè poi ci ha lasciato a gennaio. E quindi ragazzi, ragazze, uomini, donne, ricordate una cosa, che fino a quando la malattia non colpisce noi o un proprio caro, non ci si avvicina mai al volontariato. Noi vogliamo veramente sensibilizzare le coscienze di tutti, perché tutti abbiamo dei figli, e quando sono dei bambini piccoli
vi posso garantire che anche quando cade ci si spezza il cuore, ma quando si vedono nel letto di un ospedale bambini che hanno delle malattie, credetemi che il potergli fare un sorriso, il fargli ridere, è un qualcosa di meraviglioso. Anche regalargli un ultimo sorriso è un dovere di ogni uomo, di ogni persona che si definisce tale, perché nell'uomo prevale l'egoismo, signori, prevale l'egoismo, l'altruismo, non sappiamo che cos'è. Io fosse l'ultima cosa che andrò a fare, ma nasi rossi a domicilio, perché nasi rossi a domicilio? Perché se hai, tra virgolette, la fortuna, e non è una fortuna, di incontrare un bambino che è nell'ospedale, gli doni il tuo sorriso, il tuo tempo. Ma sappiate una cosa, che ci sono tanti bambini che si trovano in condizioni particolari nelle proprie case, e quindi è un dovere nostro suonare il campanello e dire oggi siamo con te. Ok? Ecco perché vogliamo questo progetto e ci teniamo più di ogni altra cosa. Questa è la grafica che uscirà e che prossimamente vedete anche su Facebook, perché noi lo utilizziamo tantissimo questo strumento. Quindi sono dei clown che vanno a bussare, noi chiederemo l'aiuto delle istituzioni, di Confcommercio, di, se riusciamo, Federfarma, dell'associazione pediatri, dell'Unitalsi, della Lacri Friends e della Chiesa, perché voi sapete quali bambini sono in un momento di sofferenza. Io non ho la bacchetta magica. Nel progetto è previsto anche un adesivo che verrà messo presso gli esercizi pubblici, presso le farmacie. E quindi quando una persona legge nasi rossi a domicilio, fa una telefonata o ci manda un'email a www.volontarilamettini.org e noi tranquillamente con i nostri clown andremo e gli faremo passare qualche oretta in maniera spensierata. Sarà nostro testimonial l'amico Domenico Milani di Video Calabria. Io voglio comunque ringraziare per l'affetto dimostrato all'associazione Vola Volontari Lamettini quest'inverno, ma anche quest'estate. Siamo stati con lui e siamo stati in studio, abbiamo partecipato a un quiz. Ora, sapete perché si tende a spettacolarizzare? Vi ricordate, forse per chi è meno giovane non lo ricorda, ma per chi ha 50-60 anni, ricorda le vecchie tribune politiche dove c'era il politico che dettava la scaletta in toto, dettava i punti, non mi devi fare queste domande, non devi entrare nella mia sfera familiare. Poi nel tempo la televisione comincia a dettare lei la propria scaletta, tant'è che oggi ci sono tanti politici che si mettono a cantare, raccontano barzellette, eccetera eccetera. Noi perché abbiamo tenuto tantissimo di fare questa manifestazione con la Rosa dei Venti? Il Mister Clown è un'idea così, diversa dalle solite, ma serve. Se io vi invitavo questa sera e vi parlavo di Vola o di Rosa dei Venti, voi non sareste venuti. Quindi tu devi creare un aggancio. Io ti creo lo spettacolo e però poi ti metto nella testa un po' quella musichetta, ti faccio vedere le immagini, ti racconto la storia del piccolo Antonio. Perché tutti quanti, sono sicuro che questa sera penseranno già a settembre di fare un qualcosa. Non vi dico di iscrivervi a Vola, abbiamo già tanti volontari, ma se venite avete le porte aperte. Ma ci sono tante realtà, c'è l'Unitalsi, c'è la Croce Rossa, c'è la Lacri Friends per i diversamente abili. E quindi voglio questa sera sensibilizzare a voi, spettacolarizzando quelle che sono le associazioni, per farvi capire il progetto del volontariato. Presentiamo la giuria.
è giusto, perché prima della sfilata è il momento di presentare quelli che sono i giurati, ma siccome io i nomi non li conosco e non voglio fare brutte figure, mi sono preso 4 punti. Oh, Don Osvaldo e Don Michele, applauso! Ma ditemi una cosa, ma siete stati raccomandati da qualche cardinale per fare i preti nello stesso comune? Eh? Oh, chi è d'accordo alzi la mano? Oh, avete paura che poi vadi a raccontare? Ecco, perché quando uno si va a confessare, io non ci credo al 100% che voi non raccontiate, almeno tra fratelli, non vi raccontate che quello ha fatto quello, quello ha fatto quell'altro. Voi siete dei raccomandati, perché non si spiega, non si spiega. Anche perché, Don Michele, perché te ne sei andato da Piano Lupino? Mi ero deciso a venire. Ma perché io sto abitando a Piano Lupino e quindi... E prima era il nostro parroco e mi ha battezzato anche la bimba, scusate. Allora, continuiamo con me. Qui abbiamo il signor Pati, poi il presidente di giuria, fuma, fuma, che qualche giorno la clown terapia te la facciamo a te, Pasquale Roberto. Ugo Barletta! Io, Ugo, è un amico che conosco da tantissimi anni. Insieme ci siamo inventati tante di quelle manifestazioni, due in particolare. Noi siamo stati tra i primi a fare forse Miss Caraprisella, ma abbiamo fatto il Mister. Abbiamo portato ben 22 fanciulli giovani a sfilare, perché in quegli anni andavano di voga le Miss, ma mai i Mister. Ma qualche volta mi piacerà fare sicuramente Mister Panza. C'è qualche panzuto? Oh, ricordate una cosa, che uomo panzuto può essere anche cornuto. Hai visto che è sbagliato? Oh. E si continua qua. Vittorio Motta, applauso per il vostro paesano e amico. Orietta, il cognome Berti? No. E andiamo dall'altra parte, dall'altra li conosco, li conosco molto bene, scusa, ciao. Bene, Gina Cortese, una delle vicepresidenti dell'associazione Vola. Aiello Maria Grazia, la presidente di questa associazione. Mario Latelli, fondatore dell'associazione Vola. Marc Barletta, futuro volontario a settembre con il Vola Volontari Lamentini. Ha detto, ho già fatto pubblicità. Oh, non è che poi scrivi subito allo Papa, no? Beh, io voglio chiedere intanto alla nostra regista se è pronta la base, la numero 10. Io inviterei i clown ad avviarsi alla passerella, perché è giunto, ecco, loro faranno due uscite ed ecco il primo dei concorrenti a Mr. Clown 2014 qui a Salerno, Giuseppe De Cicco in arte Grissino! Applauso! Veloci, veloci! È un valido volontario che insieme a noi è presente presso la casa di fiera Madonna del Rosario alla Messa Terme. E passiamo al vicepresidente dell'associazione Rosa dei Venti, nonché volontario Vela. Applauso!
barba. Permesso. Thank you.
boys, boys. Tra l'associazione Vola Volontari Lamitini e la Rosa dei Venti dovrebbe esserci lo scambio dei gagliardetti, l'abbiamo? Se prepariamo i due gagliardetti, Patatino è la presidente dell'associazione Vola e chiaramente allo scambio ci devi essere tu, che devi consacrare con il sangue questa unione, capito? Anche perché è bello, no? Noi pensiamo, le associazioni, di fare rete, però vorrei anche qualche componente del direttivo della Rosa dei Venti. C'è qualche componente? Ci sei solo tu? Ah, c'è Katia. Dove stai? Ah, c'è Paolo, giusto, giusto, giusto. Allora, beh, dov'è la nostra presidente? Eh beh, scusate, la vecchiaia. La vecchiaia è una carogna, ecco qui, lo scambio, ecco, Pasqualino al centro, no, oppure una snella, dovrebbe essere una più magra, E vabbè, dai, siamo sicuri che, volevo intanto ringraziare Fausto Padania per aver realizzato la passerella, facciamogli un applauso grande, grazie, perché riesce a reggere 500 kg su 2 metri quadri, ma vi rendete conto? Perché Pasqualino è 170 più IVA e più trasporto. Patatino non è entrato nel conteggio bilancia, io non ne parliamo per niente, quindi sommando sui 500 kg siamo. Quindi è il momento dello scambio dei gagliardetti, facciamo un applauso a queste due associazioni che consacrano questo momento di rete. Grandioso, grazie! E adesso un attimo che voglio un attimino consegnare qualche cappellino al pubblico che questa sera devo dire è veramente meraviglioso. Lo volete il cappellino? E glielo facciamo un grosso applauso tutti quanti mentre riscendono? Su 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 su! Dai bambini, tutti quanti, giù 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 giù! E si continua! Io vorrei dei cappellini per regalarli al pubblico, ma intanto facciamo vedere qual è il trofeo. Tutti si sarebbero aspettati una coppa, no? E invece noi diamo questo, che ci rappresenta in qualche modo quello che può essere un clown, no? Poi il primo vincerà questo trofeo, ma anche il buono per partecipare, avrà uno dei posti per la scuola clown che partirà nei prossimi mesi. Siamo pronti con la base numero 9? Partiamo! Giuseppe De Cicco in arte Cristino, ultima uscita. Poi intervistiamo. Sì.
Mamma mia, che orrore! Mamma mia! Uomo de panza, uomo de sostanza, ma tu, figlio mio! Vai! Su, 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 su! Sta mostrando il suo meraviglioso fondo schiena! Diego Mennoni! Qualche semplice domanda, se leviamo un po' la musica così abbiamo proprio un rapporto caloroso e diretto con loro, cominciamo, no, patatino dopo, ecco qui, ma vi avevo chiesto di andare in numero, vabbè dai, cominciamo con Eugenia, cosa fai nella vita? Studio. Studio a Vizzelupel, e che vuol dire studio, non ho capito. Studio e faccio volontario. Ah, con chi? Con un segretario poco raccomandabile. Ma sicuramente, su questo non c'è ombra di dubbio. No, lei è la nostra responsabile grafica, ci dà un grosso aiuto e la vogliamo ringraziare, perché quando poi si vedono delle belle immagini su Facebook, ci postano un pochettino da tutta Italia, ma stanno arrivando anche dei mi piace dall'estero, e per noi è una grande gioia e soddisfazione. E dopo la nostra amica responsabile della grafica, il mio amico personale Peppe De Cicco, che oltre a essere un volontario vola, proprio nello spirito della rete, è anche volontario Croce Rossa. Ma nella vita cosa fai? L'autista. E poi? Il volontario. E poi? Un po' di tutto. Sopporti tua moglie. È un'altra caratteristica. Quando si parla con le responsabili bisogna usare un linguaggio appropriato. Senti, tutto a posto? Buonasera. Ah, beh, questa è una zinga, non è che c'è ancora un zingaro, no? Non ce n'è, meno male. Allora, soddisfatta? Sì, tanto. Tanto, ecco, proprio, papà, telegrafica. Cosa mi racconti, Nadia? È una bella serata, calda gente. I bambini. Grazie. Bello. Bello. Facciamogli un applauso. Su, 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 su. Oh. La segretaria. Io e te siamo due segretarie. Uno più bello dell'altro, eh. Oh, ma ha detto io più. Sono più bello. Grazie, grazie, cari. Allora, cosa fa una segretaria in un'associazione Rosa dei Venti? Ma perché l'avete chiamato Rosa dei Venti? Allora, la Rosa dei Venti è il simbolo, è uno dei simboli che rappresenta Palermo in sé, ed è praticamente vicino al monumento, giusto? Mi correggo, no? Giusto? Ma forse non sai manco dov'è un monumento, eh? Ecco, direi poi di portarlo al monumento. C'è qualche volontario che vuole portarlo al monumento per farglielo vedere? Io! Vittorio, in giuria. Ecco, beh. Non ero, ma hai ragione. Tu hai fatto una corruzione di quelle proprio. No, in realtà non era una corruzione.
soluzione erano dei semplici fazzoletti per in modo che si asciugassero l'acqua che io spruzzavo. Mi sembravano delle cambiali di impegno quelli. No, quale cambiali? Presidente, confermi, dov'è Pasqualino? 200? Mi sa che ti ha indebitato, così InfoContact sta attento, Mi sa proprio di sì, a breve sarò disoccupato. Dino? Vero? No, sicuramente no, avrei un futuro con Vola. Sì, questo è sicuro. Cioè, fuori del lavoro, della vita quotidiana, Vola rimarrà sempre qui. Nel cuore, grazie! Mister Filetto, ma dimmi una cosa, dicono che tu ogni tanto ammazzi lo puerco e dici c'è un puerco risco e con un maiale da un quintale e mezzo ne dai a mezza popolazione, ma com'è possibile? Perché il maiale frutta il 500 per 500. Ah, ho capito, mi raccomando i 500 euro dopo, ti ringrazio. Jessica, allora, questa esperienza? Bellissima, ci siamo divertiti tantissimo stasera, spero anche loro, soprattutto i bambini. Grazie. E niente. Però prima hai fatto una leggera, come si chiama, ondulamento del bacino tendente allo sculettamento. Guardate che abbiamo il filmato di STV, vi ringrazio calorosamente perché è pericolosa. C'è tutto, c'è. Ma un guaglione poi si termina una ragione, scusa, Passiamo un'altra che sicuramente... Rossella Davoli! Dovete sapere una cosa. Con lei e con altri volontari abbiamo lasciato un'esperienza, un'altra associazione, e non volevamo più far volontariato. Una sera ho ricevuto una telefonata da lei che mi disse: Vincenzo, sai, papà è ricoverato, c'era vicino anche un signore che piangeva, io l'ho tirato su di morale, però dobbiamo fare qualcosa. E lei, insieme all'altra Gina Cortese, che sono le due vicepresidenti, mi hanno convinto e in 448, visto la nostra esperienza, abbiamo realizzato questa associazione che, ahimè, a noi dà tanta soddisfazione, ma penso un pochettino a tutto il popolo calabrese. Ma qui Rossella non è soltanto qui nel tentativo di vincere Mr. Clown 2014. Votate numero 8, grazie. Tutta attenta la giuria. Allora, per chi non lo sapesse, lei vende anche tende, quindi vi potrebbe regalare la tenda dei vostri sogni per lo sgabuzzino, massimo un uno per uno, perché e tende su costose, mamma, ma non ci bastano cambiare per 10 anni. Andiamo avanti. Wow. Con me Giuditta anni fa ha vinto Miss Avo, te lo ricordi? 2009. Tanto tempo fa. Quindi vi ha voluto dire a voi tanto tempo fa. Cosa hai voluto dire? No. Non voglio vincere. Non vuole vincere, giurati! È come chi rahimina che dice no, che sono uomini non giusto, te ne miliardi, non lo voglio, non lo voglio. Va. Ma passiamo qua, Mi ripete il tuo nome, che non è che... Giuseppe. Peppe. Da dove vieni? Da Barletta. Madonna, senti disgrazia, te me l'hai detto. Che ci fai da Barletta? Abito. E tu vieni qua. Madonna, senti dell'ingoronetola. Perché sono venuti in vacanza? No, sei venuto in vacanza a Barletta. Ma lasci te le Puglie. Porca puttana dell'ingoronetola, disgrazia. Narro barlettese. No. Ehi, mamma. Oh, toccatevi, raga. Come ti chiami? Diego. Armando Maradona. No. E Diego come? Non sa manco come ti chiami. Oh, ma certo che a Barletta sono indietro di 50 anni, No, esiste in Italia un giovane che ha un nome
è un cognome. Maduni, che vuol dire? Meduni. Meduni. Ah, vedi che ce l'ha il cognome, ma ce l'ha la fidanzata? No. Ecco, qui il nostro amico cerca una ragazza. C'è qualche falernese libera? Vi regalo un cappello. Lo volete un cappellino ricamato con scritto Vola? Padre Michè, guarda, è di Barletta. Poi verrebbe tutta l'estate qui, incrementa l'economia falernese, eh? Eh? Ti affitti la casa, 3.500 euro te l'affitto io. Ma scusa, ma uno come fa da Barletta a trovarsi a Falerna? Perché c'è mare stupendo. Wow, applauso, applauso. Ecco, viva la sincerità, è un qualcosa di veramente meraviglioso. Andiamo avanti. Non c'è la scaletta, sennò stai per scendere. Eh beh, certo, complimenti per le scarpe. Mamma mia. Puzzano i piedi però. Non li ho lavati apposta. È giusto, perché devi dare quella sensazione. Tutte le zanzare nel quartiere sono morte. Esatto. Lo sai che c'è un futuro, perché qui a Falerna le zanzare muzzicano. Anche la lampara, sì. Anche la lampara, quindi tu potresti fare servizio lampara e te ne venire anche qua a Falerna. Benissimo, eh. Non è male. Allora, cosa fai nella vita? Oh, madonna mia, oh, quando dicono studio sembra che dicono stai zappando. Ehi, mamma, ma a tempo perso studio. Ah, facciamogli un applauso. A tempo perso. Che studi? Lettere. Pensavo a vizi. Anche. Lettere? Caro amico, ti scrivo così mi distrago un po'. No. Anche. E oltre a studiare? Volontaria dell'associazione Vola. Ah, ecco, se trovate qualcosa che non funziona sul sito www.volontarilamettini.org è colpa sua, lei è la responsabile, quindi andiamo avanti, un caro amico Carlo Corasaniti, con il quale condividiamo da qualche mese l'esperienza Vola Volontari Lamettini. Puoi dire in quale reparto? Ecco, perché avete visto, abbiamo fatto sfilare anche un paio di volontari con i camici Vola, perché è stato studiato che un bambino, se si avvicina a un dottore con il camice e basta, è un po' terrorizzato. Se invece si avvicina un volontario con un camice bianco, un naso rosso, una parrucca, eccetera, eccetera, il bambino ha un approccio diverso con il personale medico, paramedico e con i volontari. La tua esperienza? Beh, la mia esperienza è iniziata, come dicevi tu, un paio di mesi fa, nel reparto di medicina. È sicuramente un'esperienza molto costruttiva a livello personale, c'è la possibilità veramente per chi vuole di poter donare il proprio tempo, la propria l'assistenza a chi è bisognoso. C'è tanto da fare, quindi è anche un appello per chi volesse cimentarsi in questa attività, che non è semplice, a parte per il tempo, ma comunque ci vuole un po' di amore, comunque di metterci un po' del suo, e quindi ci vuole anche un po' di stomaco, perché chi non è abituato a leggere per i reparti, diciamo, ci vuole anche un po' di stomaco, però poi alla fine, se si ha un obiettivo, si supera anche questo. Comunque grazie a te per quello che stai ogni giorno per occuparti di noi. Grazie Carlo. Ci sono dei reparti veramente nell'ospedale dove bisogna avere coraggio, ci sono anche delle parti più tranquilli. Se non vi va di andare nel reparto di medicina, che in alcuni casi, ahimè, è l'anticamera di un non ritorno, ci sono dei reparti anche più tranquilli. Può capitare un giovane, meno giovane, che si rompe una gamba, gli fate un autografo anche sul gesso, perché no, è un modo diverso. Ci sono dei reparti molto belli, il reparto di pediatria è un reparto fantastico, meraviglioso, dove si vedono dei bambini gioiosi, e poi specie quando ci sono dei clown, ogni tanto vienitela a fare un giro, patatino, eh? Perché no?
ti vieni, perché non è che è facile trovare un clown di questa stanza, oggi come oggi. Con Vincenzo Pati ci siamo conosciuti qualche secolo fa in un'emittente radiofonica, e io, lui, Ugo Floro e tanti altri speaker che poi comunque loro hanno fatto strada nella loro vita, c'è chi è diventato giornalista, chi è diventato DJ, lo dobbiamo a un caro amico Tonino Contrasto, che insieme, facciamo un applauso perché forse non la ricordate Radio Enterprise, ma noi abbiamo iniziato con Vincenzo Pati, lui si chiamava Vincenzo 1, io Vincenzo 2, poi era una cosa un po' antipatica, Vincenzo 1 e Vincenzo 2, mi diedero il nomignolo di Vincent, e in inglese hanno americanizzato questo discorso, e da quel momento Vincenzo e Vincent, che stanno proseguendo ora con questo gemellaggio molto molto bello. Giurati, preparatevi, vi diamo esattamente quanti minuti diamo, che così distribuiamo gli ultimi cappellini. 5 minuti gli diamo. Allora, Maria Grazia, io ti prego di prendere le schede. No, Maria Grazia no, perché è impegnata con la piccola Chiara. Se portate al presidente di giuria, in modo che si possano fare dei conteggi, fare una sommatoria. C'è bisogno di qualche ragioniere? Pasqualino è un dottor commercialista, e quindi io sono sicuro che non daremo i numeri, ne sono certo, anche perché bisogna eleggere Mr. Clown 2014. Ormai siamo giunti esattamente alle 11.10, c'eravamo prefissi una manifestazione che durasse un'ora e venti, un'ora e mezza, siamo dentro i tempi, e che dire, io voglio ringraziare i presenti, voglio ringraziare tutti i volontari che hanno creduto in questo progetto, un progetto difficile, ma se uno deve raggiungere il successo, no? Come lo raggiunge? Immaginiamo io e Vincenzo, ok? Ci prefiggiamo di perdere chili, quindi focalizziamo, siamo troppo grossi, dobbiamo perdere i chili di troppo. Ma c'è bisogno non solo della focalizzazione, sì, siamo grossi, c'è bisogno anche della determinazione, quindi di non mangiare un chilo di spaghetti e arrivare a mangiare magari 100 grammi. Quindi focalizzazione e determinazione vuole successo. Noi in Vola abbiamo focalizzato il nostro obiettivo, i nostri progetti, Scuola Clown, Nasi Rossi a domicilio, e poi ci sono tante altre iniziative che ci sono venute in mente, ma ve ne parleremo sicuramente con l'anno nuovo. Colgo l'occasione già da ora a dirvi che noi terremo un convegno molto importante e vi inviteremo virtualmente su questo mondo Facebook tutti quanti ad essere presenti. Ora stiamo cercando la location e poi sarete sicuramente invitati. Io pregherei i nostri volontari di darmi gli ultimi cappellini, così col pubblico chiediamo un po' i pareri a loro, secondo loro chi dovrebbe vincere Mr. Clown 2014. Io mi avvio intanto tra il pubblico. Noi come associazione Vola vogliamo ringraziare Vincenzo Pati e tutto il consiglio direttivo dell'associazione Rosa dei Venti, ringraziamo per la collaborazione Fausto Patania, Orietta che ha dato un aiuto, perché comunque l'associazione Rosa dei Venti non ha molti componenti a fare una paese e c'era bisogno anche di una logistica e di un aiuto sul paesello. Ah, giusto, anche Pina la fioraia, dove sta? Ma è venuta? Facciamo sta applauso, ma scaldatevi le mani, io non lo so. E comunque è stata veramente una serata meravigliosa, io di questo voglio ringraziare i presenti e vi prego, ci siamo quasi, che soddisfazione, veramente. Abbiamo preparato questa manifestazione, tutto sommato diciamo che ci diamo una sufficienza, perché non possiamo dire di arrivare negli anni, poi sicuramente troveremo dei miglioramenti, qualche trucco in più, qualche luce in più, sicuramente non guasterà, però come prima esperienza devo dire che tutto sommato è
più che sufficiente, ma lo spirito col quale si è preparato questo evento, anche perché il pubblicizzarlo ha richiesto per me e tanti amici un lavoro e un sacrificio in più rispetto al normale, la tensione nervosa, perché comunque quando si realizza una manifestazione, io il giorno prima dell'evento sono veramente più che nervoso e sono intrattabile. Chi mi conosce lo sa bene, però io tengo sempre a che le cose riescano nel miglior modo possibile. E poi cosa dire più? Ah, devo passare il microfono. Ma glielo dobbiamo passare il microfono? Su, qui. Questa è una minaccia a mano armata. E gli passiamo il microfono, e perché no? Vincenzo, tu hai fatto il mio nome, quindi ti ringrazio. Siete stati semplicemente fantastici, vi ringrazio e ringrazio Vincenzo Patti che mi ha dato l'onore, direi veramente, di collaborare insieme a lui e di far sì che stasera Falerna l'ho vista come altre sere, sicuramente contenta e felice. E accanto a me vorrei un altro grande mio amico, Marco Barletta, che insieme a loro ha intrapreso una strada di amicizia bellissima, è un ragazzo fantastico e lui ha tantissime iniziative di sé, però io gli voglio veramente bene perché è un ragazzo in gamba. Do il microfono a lui. Grazie. Buonasera a tutti, ti ringrazio Orietta, sempre gentilissima come sempre, per me la cosa è reciproca. Vincenzo Nicastro ha detto una cosa importante prima, che il sorriso è un qualcosa di troppo bello, io lo considero un raggio di sole perché porta un calore dentro di noi indescrivibile, no? Un calore bellissimo. Quindi io apprezzo il lavoro che stanno facendo queste due associazioni, la Rosa dei Venti e Volontari Vola, perché non è facile portare avanti dei progetti come questi. Io l'apprezzo molto e vorrei che fate un forte applauso per queste associazioni. Ecco. E niente, grazie di tutti coloro che hanno partecipato a questa manifestazione, ai bambini, un forte applauso ai bambini. Un altro forte applauso al nostro presentatore Vincenzo Nicastri, grande amico mio. E di nuovo un ringraziamento al presidente della giuria, nonché presidente della Fondazione Calabria Etica, Pasqualino Ruperto. Un forte applauso, grazie. Va bene, io ripasso la parola al nostro presentatore. Allora, io direi una cosa, andiamo dietro, la musica boys, gentilmente. Vedi come fai. Però la Presidente Vola si dovrà preparare insieme a Pasqualino Ruperto, Presidente di Giuria, nonché Presidente della Fondazione Calabrietica, per consegnare il nostro trofeo che sancisce la vittoria per Mr. Clown 2014. Terzo posto Elena Dorato! Sfilata! Comunque lei sfiderà tra poco, perché ad acqua fredda è stata Mr. Clown, quindi poi sfiderà insieme al vincitore o vincitrice. Boys, boys, boys. Boys, boys, boys. Secondo posto, Filetto! Giovanni Villella!
che consegna al volontario Vola, nonché al vicepresidente della Rosa dei Venti, la fascia di Mr. Crown 2014. La presidente Iello Maria Grazia, che consegna il trofeo al suo volontario Paolo Canai, in arte di Dio. E adesso, se Elena Donato c'è la fascia, li facciamo sfilare insieme. Lei, ricordiamo, si è aggiudicata la fascia Mr. Crown 2014 ad acqua fredda. Ecco, se partite da dietro e noi poi vi seguiamo, anzi vi aspettiamo con tanto onore. Ci facciamo da parte un attimino. Beh, presidente, gli ultimi saluti rispetto a te. Io vorrei salutare tutti coloro i quali hanno assistito a questa serata, ringraziare te per la grande capacità di intrattenimento che hai dimostrato. Non ti conoscevo in maniera così dirompente e sfrenante. Complimenti all'associazione Vola, all'associazione Rosa dei Venti, complimenti ai ragazzi che sono l'ossatura del volontariato, e io lo dico da tempo. Il volontariato sempre sempre di più deve essere sempre più organizzato, deve essere sempre più il punto focale della disponibilità di aiutare gli altri. Guardate che gli enti locali hanno sempre più difficoltà a dare risposta. Se non c'è il volontariato, tante cose non si potranno fare, e questo è un volontariato d'eccezione. Quindi complimenti davvero. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda le istituzioni dove io posso fare qualcosa, sono sempre a vostro fianco. Grazie, grazie di cuore Pasqualino. Bene, rimettiamo gentilmente Boys dall'inizio, ma tutti quanti Boys, Boys, Boys. Boys, Boys, Boys. Ecco qua, il Mr. Clown di quest'anno. Forse si ripeterà l'evento anche a Kuringa, ma stiamo aspettando risposte. Settembre, settembre. Boys, Boys, Boys. Voglio ringraziare tutti i volontari dell'associazione Vola, dirigenti di questa meravigliosa realtà, la responsabile della Clown Therapy Nadia Ciliberti, voglio ringraziare le due vicepresidenti Rossella Cavoli e Gina Cortese, tutti i fondatori, voglio abbracciare Vincenzo, virtualmente Vincenzo Pati, e tutti gli amici dell'associazione Rosa dei Venti. Grazie SDV.